parla a partire dalla pedagogia e la PAC fu essenziale per la qualità della nostra città. Allora erano tutte campagne, l'agricoltura era il fiore all'occhiello. Ma il mandato di Ruggi era anche il mandato della sanità, un mandato dove c'era molta sanità sul nostro territorio, Montecatone, tutti gli ospedali, e diciamo che eravamo anche un riferimento per la regione Emilia-Romagna in quegli anni. E quindi la sanità era, se vogliamo, la maggior fonte di lavoro, ma per il futuro, diciamo, c'era il dubbio che fosse l'unica strada da percorrere, se ce n'erano altre da valorizzare e da fare. E quindi, devo dire, la giunta Ruggi stesso aveva come obiettivo di potenziare le infrastrutture delle campagne e mettere in cantiere una variante generale del piano regolatore per dare a tutto il territorio molese un assetto moderno e una missione diversa di quello che era l'Imola di quegli anni, che poi si sarebbe approcciata al posto di Imola.